innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui prodezze. Nel nostro cuore c'è un desiderio che la nazione sia unita, dall'ovest all'est, dal nord a sud, in un solo grido t'amiamo Gesù. Tu ritornerai splendente, in un solo istante tutto cambierà. La nostra speranza è che la nazione conosca te come Salvatore Signore. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui prodezze. Alleluia, noi innalziamo il nome di Dio, alleluia, ti lodiamo Signore, alleluia. Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio, alleluia. Predichiamo Cristo, potenza di Dio, noi predichiamo Cristo, figliol di Dio, noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio, noi predichiamo Cristo, l'agnello di Dio, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo, figliol di Dio. Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo, agnello di Dio. E ogni ginocchio si piegherà. Ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Amen. Alla gloria del Padre. Amen. Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo, figliol di Dio. Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo, l'agnello di Dio. E ogni ginocchio si piegherà, ed ogni lingua confesserà cosa? Che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Amen. Alla gloria del Padre. Amen. Gloria del Padre. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Il Signore sia ringraziato ancora in questa sera. Buonasera a tutti quanti ci ascoltate da questa piazza, quanti abitate qui, quanti vi trovate qui per caso. Il buon Dio vi benedica a tutti quanti, gloria al nome santo del Signore. Siamo qui per mettere in pratica quello che il Signore ci ha comandato di fare, quello che il Signore ha comandato ai suoi figli di fare, quello di andare per il mondo
e di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, gloria al nome santo del Signore. Vieni, fratello Agostino, gloria a Dio. In questa sera, gloria a Dio, non siamo qui per presentare una denominazione o una religione, no, assolutissimamente, perché non siamo qui per presentare una chiesa. Infatti nemmeno diremo il nome della nostra chiesa. Sì, è vero che siamo cristiani evangelici, pentecostali, gloria a Dio, questo è vero, ma non pubblicizziamo nessuna cosa, gloria a Dio, perché questo ci ha insegnato il Signore. Noi siamo qui per proclamare il Santo Evangelo di Cristo, gloria a Dio. Tra l'altro in questa sera, gloria a Dio, abbiamo un servo di Dio, un pastore che viene dal nord Italia, da Genova, gloria a Dio, che più avanti, gloria al nome santo del Signore, predicherà la preziosa parola di Dio. Però passo il microfono così anche lui può salutare. Amen, alleluia, gloria a Dio. È una gioia che ci troviamo qui, alleluia, perché il nostro obiettivo è predicare la parola di Dio, non, alleluia, come diceva il pastore mio fratello, non siamo qui per proclamare pubblicità, ma per presentarvi Gesù, che Gesù vive nella nostra vita e ancora questo giorno vuole entrare nella tua vita. Non stiamo presentando una religione, ma stiamo presentando Gesù, il Re della Gloria. Amen. Gloria a Dio. Forse ho dimenticato di dire che il servo di Dio si chiama pastore, missionario, evangelista Agostino Aiello, gloria a Dio. Noi ringraziamo Dio quando ci manda dei servi da fuori, gloria al nome santo del Signore. Quindi ascolterete, gloria a Dio, testimonianze, ascolterete lodi, cantici, buoni cantici cristiani, gloria a Dio. Quello che il Signore ci dirà di fare in questa sera, noi faremo. Sappiate una cosa, che ci troviamo qui solamente per volontà di Dio, perché lo ha voluto Dio, perché ci ha mandato Dio. Non è sicuramente un qualcosa che abbiamo deciso noi. Poi abbiamo anche dove è il fratello Giuseppe? C'è un altro pastore, il pastore Giuseppe Vitrano, gloria a Dio, di un'altra chiesa qui che è della provincia di Palermo. Anche lui testimonierà e mediterà la preziosa parola di Dio. Comunque ringraziamo il buon Dio. Adesso vi lascio qualche canto ancora cristiano e poi man mano chiamerò i fratelli, gloria a Dio, che vi racconteranno quello che il Signore ha fatto nella loro vita. Tutti che siete sedati, venite alle acque. E voi che non avete pace, venite l'avrete. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Voi tutti che siete assetati, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete pace, venite l'avrete. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Dategli i vostri peccati, dategli i vostri peccati e la vostra vita cambierà. E vi farà suoi figlioli per l'eternità. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Dategli i vostri peccati, dategli i vostri peccati, la vostra vita cambierà. E vi farà suoi figlioli dell'eternità. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Gesù è morto, Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù, correte a Gesù,
tu correte a Gesù. Alleluia. Innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Lui, innamorato perché sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth, innamorato di Lui, innamorato perché sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Lui, innamorato perché sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth, innamorato di Lui, innamorato perché sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth, sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth, sul mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo di Nazareth. Amen, alleluia. Alleluia. Sapete quando Gesù entrò, tutta la folla gridava Osanna, Osanna, Re del Re. E noi questa sera vogliamo dire Osanna, Osanna a colui che viene nel nome del Signore. Perché il Signore è grande, alleluia. Grande è il Signore, il Re dell'universo, grande è il Signore, il Re dell'universo, grande è il Signore, il Re dell'universo, perché grande è. Osanna, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande è. Benedetto, benedetto è colui che viene, benedetto è colui che viene, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande è. Vieni adoriamo, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, perché grande è. Osanna, oh, oh, Osanna su nei cieli, oh, oh, Osanna su nei cieli, oh, oh, Osanna su nei cieli, perché grande è. Osanna, oh, oh, Osanna su nei cieli, oh, oh, Osanna su nei cieli, oh, oh, Osanna su nei cieli, perché grande è. Amen, alleluia, 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 alleluia. Ci vogliamo rallegrare del Signore. Rallegrati e canta, dimoratrice di Sion. Rallegrati e canta, dimoratrice di Sion. Rallegrati, rallegrati e canta, dimoratrice di Sion. Rallegrati e canta, dimoratrice di Sion, perché grande è, perché grande è, perché grande è, in mezzo di te, il Santo di Israele, perché grande è.
perché grande, perché grande, perché grande, perché grande in mezzo di te il Santo di Israele. Rallegrati e canta, dimoratrice di Sion. 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 Perché grande, perché grande, perché grande è in mezzo di te il Santo di Israele. Perché grande, perché grande, perché grande è in mezzo di te il Santo di Israele. Gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Ringraziamo il buon Dio per questi canti che ci portano nella presenza del Signore, gloria a Dio. E allora, chiamiamo il primo dei cari fratelli che questa sera interverranno. Chiamo il fratello Paolo Provenzano. Paolo è nella fede quasi da 30 anni che conosce il Signore. Poi naturalmente il suo desiderio che ha accumulato in questi anni qual è? Quello di portare più anime a Cristo, gloria a Dio. Quindi vi parlerà lui stesso, gloria a Dio del Signore, e gloria al nome santo del Signore, e sarà lui stesso a raccontarvi, gloria a Dio, come il Signore magari lo ha chiamato, non so se vuole fare una testimonianza, oppure, gloria a Dio, vi vuole dire qualcos'altro. Vieni, fratello Paolo. Che è successo? Gloria a Dio. Gloria al nome santo del Signore Gesù Cristo, l'unico nome che ci è stato dato affinché noi siamo salvati. E questo da parte mia è una testimonianza vivente, non una testimonianza così tanto per, ma ho vissuto e ho visto tante di quelle cose che oggi come oggi mi fanno ancora capire l'importanza di essere salvati da questo mondo che va in perdizione. Gloria sia al nome santo del Signore. Alleluia, la scrittura ci dice ravvedetevi e ciascuno di voi, alleluia, sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, alleluia, e poi, alleluia, riceverete lo Spirito Santo, gloria a Dio, alleluia. La testimonianza che posso portare è brevemente, posso dire questo, posso dire che il Signore l'ho trovato in ogni momento della mia vita, nel bisogno soprattutto, ma anche nei momenti lieti, perché Gesù Cristo è anche gioia, non è solamente, alleluia, sentirsi, come dire, abbattuti, oppure perché nell'abbattimento, alleluia, viene anche il Signore, ti dà la gioia per poter, alleluia, andare avanti, gloria al nome santo. L'apostolo Paolo ebbe a dire, alleluia, che, alleluia, la mia forza, alleluia, è Cristo. Non ci sono altre forze che possono, alleluia, portarti, alleluia, in determinati momenti alla soluzione del problema, ma Cristo è la risposta. Cristo è la risposta ad ogni problema che noi possiamo avere. Brevemente posso citare il mio momento di quando sono andato all'Evangelo. Qualcuno un giorno mi parlò, alleluia, di Gesù, non mi parlò di una religione, e io oggi non voglio parlarvi, e come i miei fratelli, di religione. La religione è esclusa completamente, perché la religione non ha fatto altro che danno, ha fatto solamente danno la religione, e qualsiasi essa sia, gloria al nome santo del Signore. Noi, alleluia, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Non predichiamo una religione, predichiamo Cristo nella nostra vita, perché Cristo è stato il nostro Salvatore. E oggi tu che ascolti, può salvare la tua vita. Alleluia, sì, se stai
in questo momento ti trovi qui e sei in pensiero per qualche cosa, hai problemi di ogni genere, alleluia, qualcosa che ti affligge l'anima e non sai la via d'uscita, qualcosa fare, sai pur certo che se pieghi le tue ginocchia oggi dinanzi a Dio vedrai la gloria di Dio, Dio ti risponderà, alleluia, e ti salverà. Gloria a Dio, alleluia, grazie Signore. Quindi ritorno a dire, un giorno qualcuno mi parlò di Gesù. Sapete, oggi non so perché la gente scappa. Quando si parla di Gesù non si capisce perché la gente ha paura di sentire la parola di Dio. Ma io vi posso dire questo, che l'unica verità è Gesù Cristo. Non ci sono altre verità in questo mondo. È un mondo di menzogne. Voi che ascoltate queste menzogne, alleluia, non potrete sperimentare Cristo nella vostra vita. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. E noi, alleluia, testimoniamo questa verità nella nostra vita perché l'abbiamo sperimentata abbondantemente e vogliamo nel nostro desiderio che voi tutti che ascoltate potete, alleluia, prendere questa parola e poterla farla vostra, vostra nella vostra vita. Alleluia, perché non solo vi salverà, alleluia, ma sarà fonte di benedizione, fonte di, alleluia, di gioia. Alleluia, c'è un mondo che perisce, c'è un mondo che tutti completamente siamo afflitti da tante paure, il mondo giace nel peccato. Alleluia, e non c'è altra via, che nessuna soluzione possibile se non Cristo. Alleluia, quindi qualcuno mi parlò di Gesù. Alleluia, io devo dirvi quello che ho provato. Alleluia, per me è stato un momento meraviglioso. Ricordo che finivo di lavorare e il mio primo pensiero era quello di andare a trovare questo fratello, alleluia, che mi parlava di Cristo. Nel mio cuore, alleluia, non c'era altro pensiero in quel momento che assorbire, alleluia, la parola di Gesù nella mia vita, che mi dava tanta, tanta gioia e tanta serenità. Sì, attraversavo momenti difficili, momenti, alleluia, che non sapevo cosa fare per risolvere certi problemi nella mia vita. Sì, perché, alleluia, ero afflitto da tanti vizi, avevo tanti vizi, giocavo, ogni cosa che facevo, alleluia, ero schiavo del peccato. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Ma oggi vi testimonio che sono libero. Sono libero in Cristo, Gesù Cristo è la mia vita, è la testimonio qui dinanzi a quella pubblica piazza. Prendetemi pure per pazzo, ma io sono pazzo di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è tutto per me, è la mia vita. Alleluia, e oggi può essere anche per te che stai ascoltando. Hai un problema? Inginocchiati nella tua cameretta, vai e prega il Signore con tutto il tuo cuore e vedrai, alleluia, la gloria di Dio. Sì, Gesù ti risponderà, Gesù ti dirà, alleluia, figliolo mio, pentiti dai tuoi peccati, e se tu lo farai con tutto te stesso, vedrai la gloria di Dio. Alleluia, grazie Signore. Alleluia. E quindi, come dicevo, alleluia, andavo da questo fratello e quindi testimoniavo questo fratello di Gesù. E la mia vita veramente cominciò a cambiare, perché Cristo ti cambia. Sì, Gesù Cristo cambia, cambia la tua vita, ha questo potere, quello di cambiarti la vita. Sei schiavo della droga? Stai tranquillo che ne uscirai, perché ci sono tante testimonianze di questo genere, ne ho sentite veramente tante. Gloria a Dio, e Dio ti salva. Alleluia. Quindi andavo da questo fratello e mi parlava di Cristo, mi parlava della parola di Dio. Io ero all'oscuro di tutte queste cose. Andavo in chiesa come fanno molti, andavo a messa, ascoltavo, diciamo, la predica, come un po' tutti, ma me ne andavo vuoto, vuoto, perché vi dico questo, che è lo Spirito Santo che vi riempie la vita, è lo Spirito Santo che vivifica l'uomo, non c'è vita senza Spirito Santo.
Gloria sia al nome santo del Signore. E quindi cominciò il mio cammino con Cristo, cominciò, alleluia, cominciai a vedermi, guardavo allo specchio e mi vedevo cambiare giorno per giorno, fumavo non so quante sigarette e mi cambiò pure questo e giocavo a tanti giochi, puntavo a tutto, a destra e a sinistra, alleluia, ero schiavo del gioco. Figuratevi che andavo in certi posti clandestini dove si azzardava, era chiamata azzardopatia. Io soffrivo di questa malattia, era una malattia molto pericolosa, mi stava portando veramente allo sfascio, perché non è solamente da un lato economico che ti porta allo sfascio, ma peggio ancora, alleluia, nell'anima. L'anima diventa schiava del diavolo, perché è il diavolo che ha sperimentato, alleluia, il gioco. Sì, diciamo le cose come stanno, poi chi non vuole credere sono affari suoi, alleluia. Io ho visto tanta gente rovinata dal gioco, sì, rovinata completamente, gente che si è dovuto vendere persino le case, gli appartamenti, e io ero uno di quelli che doveva andare a finire in quella via, ma Dio non ha permesso. Dio cambiò la mia vita, alleluia, con la sua parola è venuto nella mia vita, alleluia, io glorifico il suo nome. Vorrei raccontarvi tante altre cose, ma alleluia, l'unica cosa che voglio dirvi quest'oggi è con tutto il mio cuore: andate a Cristo con tutto il cuore. Dio, alleluia, Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Quelli che sperano in Gesù, 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 come le aquile, in volo si eleverà, come le aquile, in volo si eleverà, camminano e non si staccano, corrono e non si affaticano, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù, 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 come le aquile, in volo si eleverà, come le aquile, in volo si eleverà, camminano e non si staccano, corrono e non si affaticano, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. Amen, alleluia. Alleluia, noi speriamo in Gesù. Alleluia, è bello poter cantare e suonare le lodi al nostro Dio. Sappiamo che dal cielo scende la benedizione e noi vogliamo alzare gli occhi verso il cielo. Dobbiamo cercare la sua presenza nella nostra vita. Dal cielo scende la benedizione, riempie il cuore, mi ristora l'anima,
che bello averti qui, che bello averti qui, Signor Gesù. La mia speranza sei solo tu, alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Io alzo le mie mani, alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Dal cielo scende la benedizione, la coppa mia trabocca, la coppa mia trabocca d'olio santo. La mia preghiera giunge a te, Signore. Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò. Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei. Io alzo le mie mani. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo, alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Io alzo le mie mani, alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò, io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alleluia, Signore, noi ti adoreremo per l'eternità. Alleluia. Signore, vogliamo entrare in piena comunione con te, oh Signore. Alleluia. Grazie per il tuo amore. Vogliamo elevare la nostra preghiera a te, oh Signore, in questa sera. A te che hai fatto il cielo e la terra. Colui che ci ha chiamati a far parte del tuo popolo. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, oh mio creatore, che hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te. Il tuo amore, la tua fedeltà. Il volto tuo un giorno io vedrò. Da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato e sempre camerò con tutto il cuore. A te, Signore,
adoro te per chi tu sei. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. Adoro te per chi tu sei. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. Adoro te per chi tu sei. Adoro te per chi tu sei. Adoro te per chi. Gloria al nome santo del Signore ancora in questa sera, gloria a Dio. Sapete, gloria a Dio, tanti di voi stanno ascoltando, magari tanti si stanno anche annoiando in un certo senso, gloria a Dio. Però io vi dico una cosa, gloria a Dio. Ognuno di noi nella sua vita da cristiano ha avuto delle esperienze particolari. Perché, gloria a Dio, certamente anche se abbiamo Gesù dalla nostra parte, i problemi non mancano neanche a noi. Arrivano le prove, gloria a Dio, arrivano i combattimenti, anzi vi dico che forse rispetto a voi abbiamo più combattimenti giornalieri, abbiamo più combattimenti perché il nemico non è contento che andiamo per il mondo a parlare del Signore Gesù, di quel Gesù che 2000 anni fa morì su quella croce. E morì per tutti, fratelli carissimi, amici, parenti, conoscenti, quanti siete in questa piazza. C'è da dire che quel Gesù che andò a morire quel giorno di 2000 anni fa e passa, gloria a Dio, è morto per tutti. È morto anche per qualcuno che magari sta ascoltando e che nella sua vita magari non ha fatto mai niente di buono o si trova in difficoltà, come diceva prima il carissimo fratello Paolo, si trova a dover lottare con delle cose che magari dispiacciono a Dio. Però sapete una cosa? Ognuno di noi che è stato chiamato dal Signore, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore, quando lo abbiamo conosciuto, il Signore ha cambiato la nostra vita. Non siamo più quelli di una volta. I nostri peccati, i nostri problemi, tutto ciò che non andava nella nostra vita, nella nostra casa, tutto è stato azzerato. Vieni, fratello Giuseppe, aspettavo te. Gloria a Dio. Quindi con il nome santo del Signore noi dobbiamo ringraziare Dio. Come dicevo prima, certamente noi affrontiamo anche noi i problemi nella nostra vita. Però sapete una cosa? Altro affrontarli da soli, altro affrontarli senza Cristo, altro alzarsi la mattina, dover affrontare una giornata magari di combattimenti, di guai, di problemi, e magari non sappiamo cosa fare. Ed essere da soli, essere magari solamente marito e moglie, altro invece esserci Gesù dalla nostra parte, che noi confidiamo in Lui e sappiamo bene che in qualche maniera, gloria a Dio, perché la parola impossibile per il Signore non esiste, gloria a Dio, verrà in aiuto, ci verrà in soccorso, gloria a Dio, e sarà Lui stesso a tirarci fuori da quella situazione in cui ci troviamo. Tante volte magari sentiamo i medici che dicono basta, ormai è finita, noi non possiamo fare più nulla. Ebbene, ci credo, perché sono uomini, sono medici, sono gente che hanno studiato, gloria a Dio per questi dottori. Però quando si ferma la mano dell'uomo, poi subentra la mano di Dio che è potente, che per il Signore appunto la parola impossibile non esiste. Quindi gloria a Dio. Quanti, gloria al nome santo del Signore, non hanno fatto un'esperienza col Signore, che la facciano, gloria a Dio.
Padre, non mandiamo avanti nessuna religione, non siamo qui per guadagnare dei soldi, non siamo qui perché vogliamo raggiungere obiettivi, no, non interessa nulla, anzi vogliamo rimanere sempre piccoli, bassi, quelli che siamo, anzi forse meno, perché la parola di Dio dice che i servitori sono quelli che devono servire e non essere serviti in un tavolo, come si suol dire. E noi siamo qui per servire Dio e pertanto, gloria al nome santo del Signore, per portare la sua parola in giro per il mondo. Ho qui accanto a me il carissimo fratello Giuseppe Vitrano, che è pastore della una comunità a Castelbuono, e anche lui, non so come il Signore lo guiderà, vi racconterà, gloria a Dio, qualcosa di meraviglioso. Pace a tutti. Il Signore è meraviglioso. Riflettevo con degli amici che erano qui e mi sono venuti a trovare sentendo l'evangelizzazione. Dice: da dove mi verrà l'aiuto? Magari, non so, anche tu, insieme ognuno di noi che abbiamo dei problemi, non conosco le tue circostanze, ma ti voglio dire qualcosa di meraviglioso. Quell'aiuto viene dall'alto e viene da Gesù Cristo il Signore. Amen. Gesù ha fatto la differenza nella mia vita e vuole fare la differenza nella tua vita. Gesù ha fatto la differenza nella nostra vita. Ecco perché ci troviamo qui questa sera. Perché possiamo gridare a gran voce che Gesù Cristo ha fatto la differenza nella nostra vita. E quando arriva una prova, noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. E ti voglio dire questa sera, ripeto, non conosco quale sia la tua circostanza o il tuo problema, ma ti voglio dire questa sera, metti alla prova Dio. Dice: ma cosa sta dicendo questa persona al microfono? Sì, ti sto dicendo proprio questo, metti alla prova Dio. Sei lontano da Dio lo spazio di una preghiera. Allora vai in preghiera, non ha importanza con quali parole. Dio ascolta la tua preghiera se viene dal tuo cuore, ed egli si farà conoscere, ed egli si prenderà cura di te e della tua vita, come ha fatto con ognuno di noi. Voglio leggere insieme a voi in Isaia 53, e voglio leggere alcuni versetti, perché tutti, insomma, non riusciamo. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui. Mi voglio soffermare su questa parola. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di Lui. Questa sera stai cercando una pace umana o una pace soprannaturale? Solo che Dio può darti. Ed ecco, è racchiuso qui nella parola di Dio. Per le sue lividure noi abbiamo guarigione. È stato fiaccato a motivo delle nostre trasgressioni. Sto parlando del meraviglioso sacrificio di Gesù Cristo che ha fatto per me e per la tua vita. Alleluia. E voglio rileggerlo. Fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui. Vuoi avere pace nella tua vita? Devi incontrare questo Gesù meraviglioso, questo Gesù che vuole cambiare, che vuole trasformare la tua vita. Sapete, tutti dicono: ma sì, io lo conosco Gesù, Gesù è uguale agli altri, siamo tutti figlioli di Dio. Ti voglio dire una cosa questa sera. Non so se per te sarà una scoperta o sarà una novità o qualcosa di diverso. Figlioli di Dio si diventa. Vuoi diventare figliolo di Dio? Lo devi accettare come personale salvatore. Questa sera vuoi fare questa scelta?
guarda, ti voglio dire una cosa, non è un caso che tu stai ascoltando la nostra voce, non è un caso che tu questa sera sei qui. Non pensare, ah, ma chi sono questi invasati che magari stanno predicando Cristo. Beh, ti voglio dire qualcosa di meraviglioso. Questa sera il Signore vuole toccare la tua vita, vuole cambiare proprio la tua vita, perché Egli ha pagato un prezzo. Non ha pagato con oro, con argento, ma ha dato il suo prezioso figlio Gesù Cristo e ha dato il suo sangue prezioso affinché chiunque lo accetti come personale salvatore è salvato per grazia. Questa sera è tua la scelta. Tu sei ciò che scegli di essere. Cosa scegli di essere questa sera? Un figliolo di Dio? Allora voglio dirti che quelle promesse che ho letto poco fa, che per le sue lividure c'è guarigione, che il castigo è caduto su di lui affinché tu abbia pace nella tua vita, se lo accetti come personale salvatore, queste sono le promesse che il Signore ha fatto per te e per me. Amen, gloria a Dio. Qual è la tua scelta? Scegli di vivere un cristianesimo alle acque di rose o un cristianesimo vero con Cristo Gesù nella tua vita? Vuoi cambiare la tua vita? Cambiala con Cristo Gesù. Tu sei ciò che scegli di essere e questa sera ti voglio dire cosa scegli di essere: un figliolo di Dio salvato per grazia o solo un simpatizzante? Un qualcuno che dice che ha conosciuto Gesù ma non l'ha sperimentato nella propria vita. E io ti voglio invitare questa sera a sperimentare Gesù Cristo nella tua vita. A Dio sia la gloria. Gloria a Dio. Tra l'altro non costa nulla, eh? È gratis. E quindi ogni cosa che il Signore ci dona, ci dà, non sotto costo come fanno i supermercati, ma zero totale, gloria al nome santo del Signore, perché Lui è venuto qui su questa terra a pagare per i nostri peccati, e tra l'altro noi neanche lo meritiamo, gloria a Dio. Fratello Agostino, ti sto per chiamare, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore. E quindi, gloria a Dio, è a pagare per ognuno di noi, pagare. Ha pagato, sapete, perché qualcuno magari pensa che ha pagato solamente per quelli che sono più religiosi, quelli che sono più bravi, quelli che sono più buoni. No, invece io vi dico, gloria a Dio, che Gesù quando è venuto a pagare per i peccati nostri, ha pagato sia per quello bravo, per quello buono, ha pagato anche per i delinquenti, per quanti non stanno camminando bene, per quanti, per gli assassini, per tutti quanti veramente, gloria a Dio, perché quel Gesù è ripieno dell'amore di Dio, che non ha fatto distinzione per nessuno. Non so, non è come noi uomini che guardiamo, gloria a Dio, valutiamo prima. Fratello Agostino, ti puoi avvicinare, vieni, gloria a Dio. Che valutiamo se uno merita o non merita. No, Lui è venuto, gloria a Dio, per tutti quanti, gloria a Dio. Sia per quello più buono, più bravo, più bello, che anche per quello più cattivo, per quello che magari nella sua vita non ha fatto nulla di buono. Ecco perché dico, gloria a Dio, qualcuno che magari ascolta e dice, ma io con tutto quello che ho alle spalle, che mi parlano del Signore. No! È proprio a te che il Signore parla, gloria a Dio, perché a te sta chiamando in questa sera, gloria a Dio. Ora, gloria a Dio, abbiamo qui un servo di Dio che, ripeto, proviene da Genova, è un missionario, un evangelista, il carissimo pastore Agostino Aiello, che anche lui gli porterà il consiglio da parte di Dio. Amen, alleluia, gloria a Dio. E ancora questa sera, alleluia, come ha detto mio fratello, alleluia, siamo qui ancora questa sera per sentire e ricevere la parola di Dio. Io ti posso dire, caro amico che stai ascoltando, alleluia, questi messaggi della parola di Dio, il Signore sta bussando nella tua vita, il Signore sta bussando nel tuo cuore e vuole entrare Gesù nella tua vita. Tu forse dici, ma queste cose stanno facendo? Noi quello che stiamo facendo è quello scritto nella parola di Dio: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura,
chi avrà creduto sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, ma Gesù non ti vuole condannare, alleluia, perché Gesù ti ama. Deve essere tu accettare veramente Gesù nella tua vita, alleluia, di dire veramente: Gesù, entra nella mia vita, cambia la mia vita, trasforma la mia vita. E questa sera, alleluia, gloria a Dio, voglio condividere qualche versetto della parola di Dio, alleluia. Alleluia. Leggeremo Giovanni capitolo 12, alleluia, dal versetto 46 dice: io sono venuto, alleluia, io sono venuto, alleluia, nella luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non rimane nelle tenebre. Fino qua un versetto della parola di Dio. Gesù è luce, e dice la parola di Dio, dice: io sono venuto nella luce. La parola è luce, Dio è luce, e questa sera veramente, alleluia, noi quello che ti vogliamo proclamare, alleluia, attraverso la parola di Dio, alleluia, la parola di Dio è luce e vuole entrare nella tua vita. Lui è venuto nel mondo come la luce. Caro amico che ascolti, non puoi camminare ancora nelle tenebre, non puoi camminare, alleluia, tramite, alleluia, la religione, ma Gesù ti dice: io sono la via, la vita, chi viene a me troverà la vita. Gesù non ti vuole dare una vita, alleluia, questa vita di passaggio, ma Gesù ti vuole dare una vita eterna, una vita eterna per la sua gloria. E veramente, alleluia, dobbiamo capire, alleluia, in questo momento, alleluia, che Gesù veramente ti ama. Alleluia, fai entrare Gesù nella tua vita. Alleluia, anche noi eravamo più peggio di te, caro amico che ascolti, perché vivevamo nel peccato. Alleluia, si camminava nel peccato, si viveva nel peccato, alleluia, ma in questo mondo, alleluia, alleluia, non riuscivamo a capire, alleluia, chi era veramente Gesù, perché i nostri nonni, i nostri sbinnonni, alleluia, ci avevano insegnato sempre una religione, ma sappiamo una grande cosa: la religione non ci salva. Gesù non è una religione, Gesù è una relazione, alleluia, sono due cose separate, caro amico che ascolti, non dire: io sono religioso, io vado in chiesa, quello non ti basta. Gesù vuole entrare nella tua vita, avere una relazione con te, camminare con te, vivere con te. Per questo, alleluia, siamo qui, alleluia, perché Gesù ha cambiato la nostra vita, Gesù ha trasformato la nostra vita, e come ha trasformato la nostra vita, vuole trasformare la tua vita. E io sono sicuro che questa sera il Signore toccherà il tuo cuore, alleluia, io sono sicuro che questa sera, alleluia, tungerà il tuo cuore. E perché Gesù dice: alleluia, io toglierò un cuore di pietra e metterò un cuore di carne. E veramente noi camminiamo nel buio, noi camminiamo attraverso una religione, non sappiamo la verità, ma vi posso dire una grande cosa: quando, alleluia, Gesù è entrato nella nostra vita, la nostra vita è stata cambiata, alleluia, la nostra vita camminava attraverso le tenebre, la nostra vita camminava nel buio, alleluia, e nella nostra vita non c'era una luce, ma quando la parola di Dio è entrata nella nostra vita, alleluia, è entrata la luce. E tante volte diciamo: ma veramente, alleluia, noi siamo a posto. No, non dire che siamo a posto. Anche a me mi sembrava che tutto era a posto, anche a me vivevo in questa vita mondana, ma sai una grande cosa? Nella mia vita c'era un grande vuoto, nella mia vita c'era un grande vuoto, alleluia, forse tu, alleluia, c'hai i piaceri di questo mondo, tu questa vita, alleluia, stai facendo una vita meravigliosa, ma in te c'è un vuoto. Alleluia, tu puoi fare qualsiasi cosa, ma dentro di te
rimane sempre un vuoto. Quello vuoto lo può riempire solo Gesù, il Re del Re, il Re della Gloria. Se tu credi, alleluia, ancora questa sera, Cristo, alleluia, vuole venire a abitare nella tua vita. Alleluia, tu non puoi vivere ancora nel buio, ma vivere nella luce attraverso Gesù. E questa sera quello che ti vogliamo proclamare è questo: Gesù è la luce. Alleluia, se ascolti veramente la parola di Dio, alleluia, non devi ascoltare me, ma devi veramente ascoltare la sua voce. Questa sera quando arrivi a casa, caro amico, che stai ascoltando, alleluia, questa voce, alleluia, mettiti in ginocchio. Alleluia, inchiuditi nella tua cameretta e questa sera ti metterai in ginocchio e dici veramente: Gesù, io ho sentito parlare di te oggi. Gesù, io ho sentito dire che ancora oggi tu cambi i cuori, ancora oggi tu trasformi ogni cuore. Signore, io voglio conoscerti. In quel momento quando tu preghi, io so una grande cosa, che Gesù cambierà la tua vita, Gesù entrerà nella tua vita. Per questo, alleluia, siamo qui per proclamare Cristo. Alleluia, senza Cristo non ce la fai. Alleluia, hai bisogno di Gesù. Gesù l'unica via, attaccati a Gesù. Forse tu stai aspettando qualche risposta, alleluia, tu stai passando magari qualche periodo critico e dice: ma quando arriverà quei momenti belli? Quando arriveranno quei momenti che mi posso rallegrare? Gesù ti dice: ora è il momento. Quando tu, Gesù, entrerai nella tua vita, sai una grande cosa, caro amico mio, alleluia, che la tua vita cambierà. Alleluia, nella tua vita ci sarà pace, ci sarà gioia, ci sarà allegria. Alleluia, come lui ha fatto nella nostra vita. Eravamo pieni di peccati, eravamo nel buio, eravamo nel fango, e sai una grande cosa, che Cristo, alleluia, ci lavò, ci purificherò. In quel momento lui, alleluia, con le sue mani potente, alleluia, ci ha preso, alleluia, ci ha portato a sé, alleluia, e ci ha detto, e ancora questa sera ti dice: io sono morto anche per te, io ti ho riscattato anche per te. E questa sera, alleluia, c'è quell'opportunità di ascoltare, di ricevere la parola di Dio. Perché Gesù dice: io sono, alleluia, io sono la vita, io sono la porta. Alleluia, chi viene a me, io lo farò entrare. Alleluia, veramente Gesù vuole entrare. Alleluia, in quel momento devi capire veramente quello Gesù che vuole fare nella tua vita. Alleluia, senza Gesù camminiamo nel buio, senza Gesù viviamo nel buio. Ma sai una grande cosa, e io credo che ancora questa sera il Signore farà un'opera grande, ancora questa sera, alleluia, popolo di Aspra, il Signore, alleluia, toccherà ancora questo paese, alleluia, perché il Signore vi ama, il Signore vuole fare grande cosa ancora in questa città, alleluia. I tempi si distringono, i tempi sono in breve, perché Gesù sta per ritornare, e ancora la porta della salvezza è ancora aperta. Oggi è il momento della salvezza. Alleluia, quello che ti sto predicando questa sera, alleluia, non è una religione, non è una chiesa, ma Gesù. Alleluia, Gesù, attraverso la parola di Dio, dice: chi avrà creduto sarà salvato. Alleluia, credi questa sera, alleluia, credi nella parola di Dio, vivi veramente nella parola di Dio. Se tu credi nella parola di Dio, questa sera, alleluia, puoi ricevere un miracolo nella tua vita. E io credo in questo. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Alleluia, lui è la luce del mondo, alleluia. E quando c'è la luce, alleluia, tante cose cambiano. Non puoi rimanere ancora nelle tenebre, non puoi rimanere, alleluia, camminando ancora al buio. E la parola è chiara, dice: io sono venuto, alleluia, non per giudicare, alleluia, ma per amarvi, per servirvi. Alleluia, Gesù
non ti sta giudicando, non sa qualsiasi il tuo problema, non è, alleluia, una situazione che tu stai vivendo, sai una grande cosa, Gesù voleva operare nella tua vita, alleluia, credi questa sera. Non avere vergogna questa sera, credi, abbi fede, alleluia, abbi fede, alleluia, leggi la parola di Dio, alleluia, prima eravamo ciechi, alleluia, non leggevamo la parola di Dio, eravamo, alleluia, possiamo dire, alleluia, che camminavamo con gli occhi chiusi, nell'ignoranza, perché non leggevamo la parola di Dio, ma quando, alleluia, abbiamo letto la parola di Dio, la nostra vita è stata cambiata, alleluia, la nostra vita è stata trasformata e ancora Gesù oggi, ancora oggi Gesù vuole salvare, ancora Gesù oggi vuole fare un'opera grande nella tua vita. Tu che stai ascoltando, Gesù non ti giudica, non ti dice qualsiasi il tuo problema, alleluia, sai una grande cosa, Gesù vuole entrare nella tua vita e siamo qui, alleluia, questa sera, alleluia, per la gloria di Dio, perché il Signore vuole salvarti, il Signore vuole entrare nella tua vita, accetta Gesù nella tua vita e vedrai la gloria di Dio nel nome di Gesù, alleluia, nel tuo nome, Signore, libera, Signore, intervieni, spezza ogni catena, Signore, nel nome di Gesù, alleluia, e questa sera, alleluia, se siamo qui per la gloria di Dio, alleluia, ma ognuno di noi possa veramente, alleluia, capire questa sera, Gesù ti ama, Gesù vuole fare una grande opera nella tua vita, e so, alleluia, dice la parola, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro, e Gesù sta passando qui, alleluia, Gesù è in mezzo a noi questa sera, per la gloria di Dio, alleluia, per la gloria di Dio, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, il Signore è qui, il Signore sta toccando il cuore, il tuo santo cuore, credi questa sera nella parola di Dio, abbi fede, alleluia, nel nome di Gesù, questa sera vogliamo fare un appello, alleluia, Gesù, la porta della grazia è aperta, alleluia, se vuoi venire avanti, alleluia, pregheremo insieme, alleluia, per la gloria di Dio, alleluia, Gesù, alleluia, è la porta, hai bisogno di Gesù, senza di Gesù non ce la fai, hai bisogno di camminare nella luce, fai entrare la luce, alleluia, nella tua vita, alleluia, questa sera il Signore Gesù vuole accendere una luce, credi questa sera, nel nome di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù, grazie Spirito Santo, grazie di ogni cosa che tu stai facendo, Signore, nel nome di Gesù, Spirito Santo, alleluia, e la gloria, la gloria, gloria a Gesù, alleluia, santo sei, Signore, sei degno, Signore, sei meraviglioso, alleluia, gloria, tutta la mia struttura, Signore, nel nome di Gesù, alleluia, fai un'opera grande, Signore, stende la tua mano potente nel nome di Gesù, vogliamo soltanto te, gloria a te, Padre, Signore, sei il mio grande, alleluia, oh Spirito Santo, gloria a te, Padre, entro nella, alleluia, mia casa, il Signore sta toccando il tuo entro cuore, nella mia vita, alleluia, nel nome di Gesù, la mia struttura, grazie Gesù, sana tutte, grazie Spirito Santo, interviene, Signore, santità, alleluia, Spirito Santo, soltanto tu sei un Dio grande, un Dio meraviglioso, Signore, sei il mio grande, un Dio glorioso, nel nome di Gesù, alleluia, siamo qui, se c'è qualcuno, alleluia, che vuole venire avanti, se c'è qualcuno, alleluia, alleluia, che vuole qualche risposta tramite la parola di Dio, siamo disposti qui, alleluia, nel nome di Gesù,
Gesù è qui in mezzo a noi. Questa sera il Signore ha parlato. Il Signore questa sera vuole fare un'opera grande nella tua vita. Questa sera non so quale sia il tuo problema, non so quale sia la tua situazione, ma so una grande cosa, che Gesù ti ama. Gesù vuole cambiare la tua vita. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, vogliamo pregare, alleluia, per questa città. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre. Grazie perché, Signore, ancora questa sera ci hai dato questa possibilità di predicare in questa piazza, in questo luogo, in questo paese, Signore. Ti presentiamo, Signore, ancora quelli che hanno ricevuto la tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, la tua parola non va in vano, Signore. Ti prego, Signore, stendi la tua mano potente sopra di loro, Signore. Ancora ungi, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Spezza, Signore, alleluia, ogni spirito di idolatria, nel nome di Gesù, Padre. Ancora di questo luogo, in questo paese, Padre, chiamalo al ravvedimento, Signore, per la tua gloria, Signore, che ognuno possa capire, Signore, che tu sei un Dio della luce. Alleluia, che ognuno possa capire, Signore, che tu cambi la vita, Signore. Signore, intervieni, Signore. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno, Signore. Tu puoi fare ogni cosa, ancora questa sera, Padre. Nel nome di Gesù, Padre, stende la tua mano, Signore. Nel nome di Gesù, Padre. Gloria a te, Padre. A te appartiene la lode e la gloria, Signore. Grazie di ogni cosa che tu fai, Padre. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Signore di miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. Tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, udì la tua voce, quando quella pietra si spostò, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Trasforma la mia vita, fai un miracolo e toccami adesso. Io voglio uscire fuori, risuscitami. Maestro, io ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita. Trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, udì la sua voce, quando quella pietra si spostò, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rinnovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo e toccami adesso. Io
voglio uscire fuori, risuscitami. Tu sei la vita stessa, la forza che c'è in me, tu sei il figliol di Dio che mi porta a vincere. Signor, sei tutto in me, già sento la tua voce che mi chiama a vivere una gloria di poter. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, fai un miracolo e toccami adesso, io voglio uscirne fuori, risuscitami. Resuscitami. Resuscitami. Alleluia. Alleluia. Amo il Signore con tutto il cuore. Amo il Signore con l'anima, amo il Signore con la mia mente, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia. Amo il Signore, amo il Signore con tutto il cuore. Con l'anima, amo il Signore, amo il Signore, con la mia mente, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia. Signore, ti amo, Signore, ti amo, per tutto quel che sei, Signore, ti amo. Vorrei amarti più con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia. Signor, ti amo. Gloria a Dio. Signor, ti amo per tutto quel che sei. Signor, ti amo per tutto quel che fai. Per tutto quel che fai. Signor, ti amo. Vorrei amarti sempre più, vorrei amarti con tutto il cuore, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia. Signor, ti amo, Signor, ti amo per tutto quel che sei. Signor, ti amo per tutto quel che fai. Signor, vorrei amarti sempre più, vorrei amarti con tutto il cuore, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia, con tutto il cuore, con l'anima e la mente mia. Grazie Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Sapete una cosa, gloria a Dio, quanti state ascoltando? Voi vedete quello che per ora nei TG, nella televisione si parla sempre di guerre, di pandemie, di cose che dispiacciono tantissimo. In questa sera invece noi vi abbiamo parlato di gioia, di pace, di amore, gloria a Dio, di cose meravigliose.
che possono cambiare la nostra vita in maniera positiva solamente, gloria a Dio. Certamente il mondo dà quello che c'ha e c'è quello che vediamo continuamente. Il Signore invece, gloria a Dio, ci dà cose ben diverse. Ci dà quest'amore che Giove lo ha mostrato 2000 anni fa e che ancora è qui, ancora a perdonarci, ad amarci così come siamo. Che ci viene in soccorso ogni volta che noi lo cerchiamo. Che entra dentro i nostri cuori quando lo apriamo a Lui, gloria a Dio. E che ci darà la salvezza, la vita eterna, se noi lo vogliamo. Se noi gli diamo appunto questo nostro cuore, gloria a Dio, c'è un posto meraviglioso, gloria a Dio, che Lui ha preparato per ognuno di noi, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore. E non costa nulla, tra l'altro, gloria a Dio, sapete? È tutto gratis, basta donare questo nostro cuore, accettarlo come nostro personale salvatore. E neanche occorrono sacrifici. Sacrifici del tipo andare e venire di qualche posto, no? Gloria a Dio. Il nostro Signore amato Gesù Cristo non vuole nulla di tutto questo. Vuole solamente che noi gli diamo il nostro cuore e che lo seguiamo, gloria a Dio, nella nostra vita quotidiana. Si è ringraziato l'Eterno ancora in questa sera per come ha parlato in mezzo a noi, perché sapete, gloria a Dio, quando dei servi di Dio parlano, gloria al nome santo, dovete considerare, gloria a Dio, che sono guidati dal Signore e che pertanto è la voce di Dio, gloria al nome santo del Signore. Gloria a Dio. Dio benedica tutti quanti, Dio benedica questa piazza, Dio benedica questa coppia di sposi che ci passano davanti. Dio benedica la vostra vita, gloria al nome santo del Signore. E niente, noi ringraziamo il buon Dio per quello che ci ha dato in questa sera. Fratello Giuseppe, lo chiamo, che ancora non ha avuto il tempo di intervenire in questa sera, vieni, sarà lui stesso, gloria a Dio, a chiudere la serata, gloria al nome santo del Signore. Poi se la corale ancora vuole cantare qualche altro canto, gloria a Dio, lo farà. Dio vi benedica. Noi in questa su questa pagina ci risentiremo domani mattina con la diretta dalla chiesa alle ore 10:30 da Palermo, gloria a Dio. Dio vi benedica. Gloria a Gesù. Essendo un giovane ho preferito in realtà non essere chiamato, ma il Signore anche in questo ha voluto che questa sera anch'io parlassi, e certe volte penso ai giovani più che altro. Penso che molto spesso diamo molte preoccupazioni in prima ai nostri genitori. Io sono stato uno di quelli. Ma pure mentre nella giovinezza uno pensa Gesù non è un qualcosa che i giovani possono apprezzare o qualcosa che i giovani in genere valorizzano. Ma poi sperimentarlo è tutt'altra cosa. E posso dire che veramente il Signore, per chi lo investiga, per chi lo cerca, è un tesoro prezioso. Un tempo ho ascoltato una frase ed è quella che mi ha cambiato la vita, quella che mi ha fatto pensare che c'era molto di più di Gesù. Ed è stata quella frase che ha detto: se oggi udite la mia voce non indurite il vostro cuore. E quella è stata una frase che il mio cuore l'ha sciolto. Perciò anche posso dire che Gesù è venuto anche per i giovani. E i giovani sono quelli che hanno più bisogno del Signore in questo tempo. Ed io lo voglio ringraziare. Posso? Signore Gesù, Padre, ci hai dato il privilegio, Signore, di parlare e testimoniare di Te. Che Tu sei vivente, Signore. E che Tu hai fatto ogni cosa nuova nella nostra vita, Signore. Oggi sono certo, Signore, che per chi ha ascoltato, Signore, e ha ascoltato con il cuore, Signore, certamente Tu hai fatto qualcosa di nuovo, Signore. Io Ti prego solo che Tu lo maturi e che chi Ti cerca, Signore, veramente sperimenti che può, Signore,
il tuo nome salvare e che tu puoi ogni cosa, Signore Dio mio. Non ti è stato impossibile nulla, Signore, nella nostra vita, Signore, per questo noi lo testimoniamo. Ed io ti prego, Signore, che tu li benedici tutti, Signore, e che li guardi, Signore, nel nome tuo, Gesù, benedetto in eterno. Questo mondo senza amore non si può vivere. C'è violenza, tradimenti e tanta falsità. Se ti senti troppo triste tu non sai che fa. Alza gli occhi verso il cielo e tutto cambierà. Ma chi ti ama più di Dio? Ma chi è fedele più di Dio? Se preghi lui ti ascolterà, se sbagli ti perdonerà e se lo vuoi ti abbraccerà. Chi ti ama più di Dio? Ma chi è fedele più di Dio? Se preghi lui ti ascolterà, se sbagli ti perdonerà e se lo vuoi ti abbraccerà. Se lo accetti nel tuo cuore ti consolerà, camminando per le strade che felicità. Con la mano nella mano ti accompagnerà e nel buio della notte luce ti farà. Chi ti ama più di Dio? Ma chi è fedele più di Dio? Se preghi lui ti ascolterà, se sbagli ti perdonerà e se lo vuoi ti abbraccerà. Ma chi ti ama più di Dio? Ma chi ti ama più di Dio? Ma chi è fedele più di Dio? Ma chi è fedele più di Dio? Se preghi lui lo ascolterà, se fai ti perdonerà e se lo vuoi ti abbraccerà. Chi ti ama più di Dio? Nessuno. Ma chi è fedele più di Dio? Se preghi lui ti ascolterà. Se preghi lui ti ascolterà. Se falli ti perdonerà. E se lo vuoi ti abbraccerà. Se falli ti perdonerà e se lo vuoi ti abbraccerà. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore per questa gioia che ci hai dato in questa sera di poter parlare di te in questa piazza. Signore, abbiamo portato noi la tua parola, abbiamo predicato Cristo, abbiamo testimoniato che conosciamo un grande Dio, un Dio liberatore, un Dio che guarisce, un Dio che salva. Signore, fa che veramente coloro che hanno ascoltato la tua parola non la possano dimenticare e possano cercarti con tutto il cuore. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Grazie per il tuo amore e per la tua fedeltà e per come hai guidato ogni cosa nel tuo nome. Signore, noi abbiamo seminato,
e tu raccoglierai il frutto. Grazie per ogni bene. Continua a benedire questa piazza dell'Aspra, gli abitanti dell'Aspra, Signore, liberandoli da ogni male, da ogni pericolo nel tuo nome. Grazie Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù che è benedetto da ora in eterno. Amen. Dio vi benedica.